Siamo con il capitolo 18, New Devon. Nel capitolo precedente ci siamo riuniti con Elena, la nostra cara Elena, e siamo arrivati in questo posto dove abbiamo visto tutte queste gabbie enormi. Comunque abbiamo perso la macchina purtroppo, perché ci siamo imbattuti in delle cascate e purtroppo siamo andati a finire male. La porta non si muove, dobbiamo passare da sopra. Odie, Mekin, Eris, Paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Già, un bel paradiso. Vabbè, sempre meglio di niente, Elena. Dignia factis recipimus. Senti, Elena, io non lo parlo, cioè non ho mai imparato il latino. Quei cosi non sembrano stabili. Non lo sono, stai attento. Ma te l'immagini che Nathan Drake non sapeva il latino? Come cacchio faceva le avventure? Ma allora, c'è che ce ne sono di gabbie qui, Stai bene? Sì. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. So perché questo mi fa ricordare Uncharted 1. Non fosse per i cedimenti strutturali, i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Oh, quando cacavano, cioè... ci troveremo proprio... Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Sai, ho un po' di esperienza. Ho letto qualche libro. Merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. E va bene, ragazzi, andiamo a salvare Sam. Intanto, guarda caso, proprio la... l'unica... struttura ancora intatta, come ha detto Nathan Drake, doveva essere quale? Quella di... Harry Avery. Intanto proprio mi sono tuffato in una maniera bruttissima. Dove andiamo, Elena? Ah, giusto. Allora, andiamo da qua sopra. Sai, quando Sally mi ha parlato di questo posto, immaginavo capanne di legno o semplici casette di pietra. Certo. Holy. Di qua, attenta alla testa. Tipo che diceva attenta alla testa e poi la sbatteva lui. Vediamo qui. Ci sarà qualcosa. Tipo un tesoro. Un drago. Era la casa di Christopher Condent. Ah, Christopher Condit. Merda, la shoreline. Elena, stai la shoreline. Ma che scocciatura però sta shoreline. Vabbè, cerchiamo di farla al meglio delle nostre forze, senza farci scoprire ovviamente, in modo stealth. Ragazzi, cerchiamo veramente di farla in modo stealth, perché qua... Vieni qui. Oh, per ora sta andando molto bene, ma poi il bello viene alla fine. Chi era questo fesso? Fa che nessuno... Come cacchio l'ho lanciato?
fatto? Si è buttato a mare. Sono quasi sicuro che mi farò scoprire. Il fratello li sta trascinando in un vicolo cieco. Perché non hanno ancora sparato a quel bastardo? Rafe avrà le sue ragioni. Ehi, sono qui! Aia! Mano scoperto! E questo lo prevedevo! Da da cagare! Buttati giù! Ma dov'è? Fammi spazio! Oh merda! Oh ragazzi, me la sto vedendo brutta per un bel po' di fuso. Aia! Aia! Sì, deve essere. No, tu non hai visto niente, te lo dico io. Comunque veramente, mo' sono stato fortunato perché quello mi avrebbe proprio sicuro visto. Ma quello mi vede. Ah no. Mo' che comincerò a parlare. Cioè. Sei da solo! Tic! E si muerto! Che cacchio è? Ah, ma cos'è? Accidenti, quello era lui. Mo, veramente bellissimo. Sì. Questa volta sono andato benissimo proprio. Ok, andiamo avanti. Ovviamente dobbiamo entrare in questa grotta. Penso che dobbiamo entrare qui. Sarà la cosa migliore, infatti. Dobbiamo anche immergerci. Ok. Ah, siamo sicuri che la parte è giusta? A me sta venendo qualche dubbio. No, ma sarà la parte giusta. Comunque ragazzi, veramente siamo andati benissimo in quella parte. Cioè, sono riuscito a farlo benissimo. Accidenti di uomini hai portato, Madonna. La donna ha un bel esercito. Spero di no. Intanto ha iniziato a piovigginare. Ma no! E che è la nave? La nave fantasma! La bambina che si era impiccata. Guarda, cioè no. C'è qualcosa. Ah sì, si era impiccata lì. Era destinata a Richard Wont. Leggiamo. Fondatore Wont, ti prometto un'immediata rappresaglia. Tu mi hai derubato e io farò altrettanto. Firmato fondatore Baldrige. E vabbè. Erano entrambi fondatori. Sì, si sono rivoltati l'uno contro l'altro. Che schifo, abbiamo sentito la puzza dei piedi. Sì, chiaro. Più soldi, più problemi. Peccato però. Adesso? Vabbè, sicuro dobbiamo passare dall'altra sponda. Bella fresca. Ah, c'è una cassa. Forse perché... cioè, quella ci permette di salire. Mo, chissà perché avevo dei dubbi. Vieni. Vieni da papà. Ok. Prego. Dopo di te. Oh, che gentile. Puoi usarmi come esca? No, mi comporto da gentiluomo. E infatti. Ti sto solo prendendo in giro. Pensa già la vita a prendermi in giro. Grazie.
Beh, non c'è da prendere in giro. Dobbiamo andare a salvare Sam. Adun! Ah, il vaso! Yuhuu! E di nuovo in acqua. Poteva andare peggio. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, di nuovo bagnato. Stacco con qualche lido. Ho fame. Mangerei qualcosa. Per il resto, sto bene. Sì. Ok, forza, dobbiamo andare. Infatti. Andiamo. Questo intanto è un angelo con una spada. No, due angeli. Vabbè, stiamo per entrare. Tagliamo attraverso la villa. Nella villa, appunto. Dobbiamo andare da questa parte. È molto buio. Holy. Che cos'è? Guarda qui. Vabbè. Una gru. Un tesoro. Un altro uccello. Mi piace. Ah, cos'è? Santo cielo. Mi ricorda il signore delle mosche. Puoi dirla forte. Madonna, questa tenda rossa poi ha fatto pensare chissà che cosa. Non mi dire che di nuovo in acqua dobbiamo andare. E ti pareva. Un altro angelo, però questo senza spada. Quello invece ci aspettava con la spada, eh sì. La corrente che ci porta contro il muro. Cannoni! I cannoni sembrano in qualche modo riadattati. Già, difese improvvisate. Forse non si aspettavano di farsi la guerra. Immagino di no. Bel gioco d'acqua. Tocca un'altra nuotata. Ehi, Nate. Là, forse c'è una via d'uscita. Ah, già. Hai ragione. Forte di quanto sembrasse. Aspetta, la tengo giù per te. Ok. Prego. Grazie. Sei perfetta come contrappeso. Cioè. Non fa niente, vedrò che c'è un conflitto. Lo era, giuro. Non era un'offesa, ovviamente. Fatto. Trovo un modo per farti salire. L'ho già trovato. Dovrebbe funzionare. Ok, allontanati! Siamo... salita su. Togliamo di mezzo questa roba. Già. Oh.
Ok. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa? Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Ma tu? Santo cielo. Tutti a tavola. È pronto. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. È un altro ancora. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Tu che dici? Thomas Tew, Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew, dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Beh, ormai è decisa. Adesso facciamo la Star Wars buonanotte. Ecco, per i posteri. Onore tra i ladri. Lui sarebbe il vero e proprio titolo del secondo capitolo di Uncharted. Cioè non doveva essere... all'inizio avevano scelto di scrivere, di chiamarlo l'onore dei ladri, poi hanno scritto, cioè l'hanno chiamato Uncharted 2. Ok, per quale motivo non ce mi ricordo? Fatta. Ce l'hanno chiamato come tutti sappiamo. Ehi, sali. Buon dì.
Altri cannoni qui. Altri cannoni, come quelli della villa di Tew. Ne ferisce più il veleno del cannone. Cosa? No, sai, perché... è un tesoro. Ok, questa era pessima, scusa. Sì, pessima. Siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery. Parola del giorno: ostentazione. Perché non uccise Thomas? Strumenti musicali. Era il suo braccio destro, per caso. Sì, era proprio così. Immagini cosa significhi prendere ordini da un tipo così. Il mio primo lavoro, in pratica. Parli del produttore del programma? No, del direttore del Macho Nacho. Hai lavorato in un Macho Nacho? Ero alle superiori. Hai indossato uno di quei cappelli? Il punto è che il mio capo era uno psicopatico paranoide. Era il direttore di un Macho Nacho. Smettila, ok? Però fa ridere. Suoniamo un po'. Può suonare anche questo. Ah, ok. Ehi, la Shoreline ha barricato la porta principale. E si è lasciata dietro delle impronte di fango. Vediamo dove conducono. È vero. Intanto qui c'è una grande scalinata, cioè è bestiale. Ehi, guarda un po'. Dove sono gli uomini della Shoreline? Giusto. Strano non aver incontrato ancora nessuno. Sì, sembrano svaniti nel nulla. Non saranno dei pirati fantasma? Non dirlo neppure per scherzo. Ciao. E ora? Madonna, deciditi. Altra impronta. Ma l'hanno fatta apposta. Le orme conducono a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada? A meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Io ho paura che ci stia attaccando. Oh, ecco, lo sapevo. Apriamo la porta e vediamo cosa non volevano che trovassimo. Ok, ci siamo. Pronta? Oh, buon gioco. Ehi là. Cos'è? È una che bello trovarsi firmata da... abbracciati con uno scheletro. Davvero? Leggila. Miei fedeli sudditi. Mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Tew il traditore conosce i nostri segreti. Dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare il New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Tew e Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Grazie. Vabbè, ce l'ha letta lì. Troviamo quel passaggio.
Questo doveva essere il suo ufficio. Basta, le orme finiscono qui. Ok, quindi dove sono andati? Pirati fantasma. Guardiamo in giro. Oh, che cos'è? È l'accendino di Sam. L'ha perduto. Sì, di proposito. Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? Forse è un interruttore. No. Forse è lo scudo di quello là, questa armatura. Nate. Sì. Trovato qualcosa? Credo di sì. Brava Elena. Per fortuna. Sì, che è come attente. Non l'hai fatto. C'è un'impronta inseminale in corrispondenza di Libertaria e l'ho premuta. Ottimo lavoro. Brava. Adesso la lettera andiamo. Diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Penso. Penso che non abbia più importanza. Andiamo. Ragazzi, ci troviamo davanti a un cancello. Che si è bloccato. Occhio alla testa. Sì. Oh. Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Merda. Ecco. Adesso non possiamo più uscire. Stiamo per scoprirlo. Ok, ragazzi, stabile. Siamo arrivati con il 19° capitolo, l'abisso di Avery. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella a tutti, ragazzi.